Il microbiota è l'insieme dei microrganismi che vivono nel nostro intestino e quando noi mangiamo nutriamo anche il nostro microbiota, quindi è fondamentale che l'alimentazione sia un'alimentazione varia, perché più è varia l'alimentazione, più è vario il microbiota e più stiamo bene. Perché? Perché il microbiota rilascia tutta una serie di molecole che sono fondamentali per il nostro benessere e soprattutto per un sistema immunitario sano. La dieta è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del nostro apparato digerente. Questo è noto da tantissimo tempo, ma deve essere rivalutato soprattutto in questo periodo. La pandemia ci ha portato a mangiare male, a mangiare in eccesso e a sbilanciare la nostra dieta. È importante ritornare ad un equilibrio che metta insieme alcuni principi molto semplici di come dobbiamo mangiare. E poi bisogna ricordarsi che non c'è bisogno di eliminare i carboidrati dalla nostra dieta, in particolare di eliminare il glutine, perché sempre di più noi riceviamo pazienti che ci dicono che hanno già eliminato spontaneamente il glutine senza avere nessuna condizione, nessuna malattia, e questo purtroppo crea uno squilibrio nella nostra flora batterica. Il mio consiglio è di assolutamente variare, mangiare di tutto un po', non mangiare sempre la stessa cosa, che fa bene sia alla mente che al fisico, e concedersi ogni tanto qualche eccesso, ma ogni tanto, e poi ritornare sulla retta via e cercare di mangiare bene, unito a un'attività sportiva.